Salve amici del blog Libre Opinioni, sono sempre io, la vostra Luigia, Books Blogger. Eccomi pronta con una nuova recensione. Il libro che ho letto e ho scelto di recensire è questo, dell'autrice B.B. James, di questa signora così carina che troviamo qui. E il titolo del libro è La città maledetta, Sanctuary. Benvenuti a Sanctuary, dove ognuno nasconde un segreto. Questo romanzo è della PM e attualmente costa 19,90 €. Se volete ascoltare la mia recensione, restate incollati agli schermi e come sempre, follow me. Cari amici del blog Libre Opinioni, B.B. James è stata una piacevole scoperta. Il genere letterario è young adult, ma per essere più precisi, rientra nel fantasy e nell'horror. La trama e i cenni sulla vita dell'autrice potete leggerli sempre sul mio blog www.libreopinioni.com. Ora invece vi parlo del romanzo Storie di streghe. Di streghe che desiderano farsi accettare, o almeno pensano che ormai siano accettate dalla gente comune. Invece si scopre che la paura del diverso, di ciò che non si conosce, rimangono sempre latenti nella mente e nel cuore delle persone. Alle streghe non è concesso il minimo errore e nessun attenuante, tantomeno la possibilità di spiegare le proprie azioni e ragioni, fino a quando... Tra chi non ha i poteri, invece, quando si è avvolti da dolore, si cerca sempre una colpa esterna alla propria sofferenza e addossare al diverso la responsabilità dell'accaduto e soprattutto la soluzione, o prendersela con l'altro, chiunque sia, meglio se facile da colpire, è la cosa più semplice e immediata da fare. Si cancellano in questo modo, in un solo colpo, amore, amicizia ed empatia verso l'altro. Questo è un bel libro di ben 457 pagine, con 109 capitoli, ed ogni capitolo ha come titolo il nome del personaggio che agisce in quel momento. Ciò che va precisato è che la nota dell'autrice va sicuramente non trascurata, perché tra le altre cose, in sommi capi, ci comunica che gli incantesimi e le regole magiche del sistema magico citato non sono tutti quelli ufficiali, ma sono inventati. L'ambientazione è ben costruita, anche se non troppo particolareggiata. I personaggi invece sono tratteggiati il giusto quanto basta. Il ritmo è decisamente incalzante e, al di là del finale piacevole, molto piacevole, la sottotraccia della suggestione sociale resta molto evidente e per me è il vero focus del libro. Penso che l'autrice abbia fatto proprio un buon lavoro. E cari amici del blog Libri Opinioni, spero che la mia brevissima recensione sia stata di vostro gradimento. Come sempre potete ritrovare tutto sul mio blog www.libreopinioni.com. Non mi resta che salutarvi. Baci baci dalla vostra Luigia Books Blogger. E come sempre, follow!